La nostra scuola ha introdotto la compattazione del calendario scolastico ben 18 anni fa. L'ampliamento, il raddoppio delle ore settimanali di lezione naturalmente offre al docente molte più opportunità per il recupero e il sostegno degli alunni in difficoltà e quindi aiuta tutti a raggiungere gli obiettivi minimi. Il raddoppio del tempo scuola ha una ricaduta molto importante, soprattutto per quelle discipline che hanno poche ore settimanali a disposizione. Più che criticità, direi sono punti di attenzione. Sarebbe bello poter pianificare una compattazione che si basasse sulla propedeutica di alcune discipline rispetto ad altre. In maniera molto breve, vi dirò un attimino come abbiamo un pochino agito qui da noi. Noi abbiamo praticamente compattato in terza e quarta classe, quindi con un prospetto di 32 ore settimanali. Noi abbiamo scelto di fare 6 ore lunedì e martedì e poi 5 ore tutto il resto delle giornate. Noi non ci siamo posti il problema di assegnare un orario diverso per quadrimestre, ma né tantomeno cambiare il numero delle ore. Siamo riusciti a quadrare le 18 ore di insegnamento per ogni docente, rispettando non le 32 ore settimanali, ma come vedrete nel prospetto successivo, in un quadrimestre facciamo fare 31 ore e l'altro invece 32, 33 ore. Nel secondo quadrimestre abbiamo effettuato una semplice rotazione. La quarta A è diventata quarta B, con il prospetto riportato prima, la quarta B è diventata quarta A. Come cambia la modalità di verifica degli studenti in una classe compattata? Va da sé che il numero delle ore raddoppia per quadrimestre, quindi il numero delle verifiche aumenta notevolmente. A parte le verifiche orali, le verifiche scritte come da protocollo, le verifiche su piattaforme online, possiamo verificare i lavori di gruppo, possiamo verificare delle produzioni multimediali, quali per esempio quella di cui vi ho dato un breve cenno all'inizio di questa presentazione. Naturalmente la compattazione, come abbiamo già capito, non è soltanto una modifica dell'orario, è una modifica veramente delle metodologie. Naturalmente abbiamo cercato anche di far capire questo ai genitori, cioè di dire che in questo modo si risolve il problema, diciamo così, i ragazzi hanno questa abitudine, non tutti per fortuna, di aspettare il secondo quadrimestre per studiare. In questo modo che succede? Succede che loro sono costretti a farlo perché la compattazione ti convince a studiare da subito, ma ancor di più aiuta noi docenti a conoscere da subito il ragazzo. Riusciamo a capire, proprio perché lavorano in classe, a capire subito quali sono le lacune, quali sono le difficoltà, dove sbagliano e quindi a correggere anche in contemporanea l'errore. L'invito è quello di far partecipare di più i genitori alla vita scolastica, prendere parte, come ho detto, a lezione, organizzazione, invitarli, e so che esistono, no, gruppi di genitori che discutono di quello che succede in classe, quindi maggiore informazione. Dovessimo dare un suggerimento e informare molto, informare. Il genitore deve sentirsi partecipe di un, forse il nostro errore iniziale è stato quello di come dare per scontato che ci fosse un'approvazione, diciamo, a prescindere. Le varie metodologie, flipped e così via, abbiamo fatto un'indagine, ci è sembrato molto interessante la space learning. Non è assolutamente partita da noi, ma la space learning appunto si basa su uno studio scientifico. Innanzitutto perché cambiare, perché andare appunto a provare a usare una SPACED. Innanzitutto la SPACED è una metodologia didattica attiva, quando diciamo attivo perché mettiamo esattamente lo studente al centro e il docente diventa un mediatore. Per sviluppare un metodo che permetta di utilizzare appunto in modo più efficiente il tempo scuola,
e favorire l'integrarsi di differenti modi di apprendere e studiare. Nasce da uno studio delle neuroscienze e dalle neuroscienze noi l'abbiamo portato all'interno della didattica. Che cosa si ottiene? Che intervallando facciamo minore resistenza nel introdurre le informazioni. Quindi il ragazzo probabilmente con questo tipo di intervallo di tempo lo alleggeriamo, lo rilassiamo ed è molto più concentrato in una fase successiva e di conseguenza fa minore resistenza ad assorbire tutto quello che noi gli diciamo.